tutti ragazzi, è stato Carne, qua ovviamente c'è Cimmia, Artiglio, Mr. Potato e Petta probabilmente qua dietro. Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo di nuovo qua con l'Itemcraft episodio 7. Ragazzi, ho fatto una lista di tutte le cose che ci mancano. Cioè, questa è tutta la lista delle cose che ci mancano al momento. Sono un botto e dobbiamo sbrigarci e iniziare a cercarle, perché sennò ci metteremo 100 anni. Dunque, la volta scorsa siamo andati in missione e nel Nether e abbiamo preso un po' di robe nuove che ho un po' buttato qua dentro, sinceramente, e un po' già messe qua nel muro. Tipo, ecco, la Blaze, le verruche, la crema di magma. Però, ragazzi, ci mancano tutti i coloranti, tutti i dischi, tutte le cose che riguardano il Warden, il drago e soprattutto anche i coralli. Quindi io direi di andare in una spedizione a cercare tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi iniziamo a portarci dietro un po' di cose che potrebbero servire. Fortuna 1 no, però tocco di velluto, ok, ce l'ho per prendere i coralli. Mi porto dietro un'ascia, perché nella vita non si sa mai. Un po' di carbone e porterei dietro anche un po' di legna. Quindi io direi andiamo subitissimo a prendere intanto tutto ciò che ci serve per questo lungo viaggio. Non so quanto staremo via, nel caso una mela d'oro me la porterei anche dietro, perché non si sa mai. Non ho la più pallida idea di dove andare o fare, brigare. A sentimento, come quando devi buttare la pasta e la butti a sentimento. E poi tra l'altro con una certa attenzione, che qua sotto una volta c'era il tizio col tridente. Che a proposito di tridente, dovremmo cercare anche quello. Verso l'infinito e oltre. Avrei bisogno anche di cose che riguardano le tartarughe. Dunque qua in qualche modo sono finita in un altro villaggio strano, che adesso saccheggio, perché sennò cosa siamo qua a fare? Dico bene, dico giusto. Allora qua, bastoncini, meno male. Guarda che ce li avevo loro i bastoncini. E sennò non so se pane, mappa vuota, ve la prendiamo. Guardiamo qua in alto che c'è, miau 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 miau, gattino. Arboscello di acacia, prendiamo. Qua siamo vicini praticamente a dove io ho trovato zolle d'argilla, che non ce l'avevo, dove ho trovato i pillager. No, wait, 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 questo... Sì, questo è l'oceano giusto, sì, guarda quanti pesci ci sono. Ci siamo. Aia, non mi volevo fare così tanto male, però l'ho fatto. Smeraldi, bene, prendiamo tutto. Oh, sono belle piene ste ceste, un bel villaggio. Qua non ci sarà nulla, ecco, sapevo. Sì, ragazzi, allora questo è l'oceano caldo, giusto? Pesci palla! Li ho presi secchi, perfetto. Allora... pesce palla molto carino, vieni qua. Aia, mi ha fatto male, mi ha fatto malissimo. Ok, ho preso intanto un pesce tropicale. Allora, qua mi avete scritto in tanti, mi avete detto, però ci sono tanti tipi di pesce. Allora, cerchiamo un po' di... prendo il secchio col pesce tropicale e il secchio col pesce palla, che sono i più importanti. Ma dove sono andati? Ho perso il pesce palla per sempre, eccola, lo sapevo. Eccoli qua i pesci palla. Che carini. L'ho preso, maledetto, ti ho preso. Sì, posso cancellarlo dalla lista. Guardate come vado veloce. Ok, andiamo. Allora, qua sicuramente dovrebbero esserci anche dei coralli, magari. No, sta per tornare buio. Allora, idea, mi fermo qua a dormire al villaggio finché siamo qui. Che io dimostri, al momento non ne voglio sapere. Ma questo, ma che vista c'ha? C'ha vista mare col tramonto. Beato lui che vive in sta casa. Buonanotte. E buongiorno. Pronti per andare a recuperare tutti i coralli che ancora non abbiamo. E sono pronta anche ad affogare. Chissà se ci sono le tartarughe. Vabbè, ma quanta roba aveva questo? Tutta roba che in realtà però non mi serve. Torna su. Mappa del tesoro che prendiamo e magari andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosina. Un altro stupidissimo tempio dell'oceano. Là c'è un'altra nave naufragata. E là... cosa c'è sott'acqua che non si riesce a vedere? Dunque, qua c'è anche il deserto che non abbiamo mai esplorato. Infatti mi manca il cactus e magari... oh, vedo bene. Tartarughe! Sì, ottimo. Chissà se ci sono le uova. Tartarughine, che belline che siete. Adesso vi ammazzo. Allora, forse con la spada con saccheggio dalle tartarughe ricavo qualcosa, dico bene? Vediamo. Mi dispiace, tartarughina carina. Sì, ho preso qualcosa. Cosa ho preso? Erba acquatica, tutto qua, davvero? Uh,
Erba acquatica? No, aspetta, ho cambiato idea. Magari riesco a farli riprodurre. Sì, esatto. Qua. Amatevi, tartarughe! Sì, effettivamente non è stata una cosa intelligente quella che stavo facendo, però ok. Vediamo se riescono ad avere un bambino. Stanno facendo le uova, sì! Uova! Ok, e mi serve Sick Touch, immagino, vero? Tocco di velluto e abbiamo anche queste. Spostati. Sì, ce l'abbiamo! Due. Ok, ragazzi, abbiamo 3 uova di tartaruga. Mi dispiace per i vostri figli. Vi chiedo immensamente scusa, però sapete qua come funziona. Andiamo alla ricerca intanto dei coralli. Che carini i pesci palla, mi ricordano un po' Puzzino. Allora, cerco un attimo qua al volo una cesta che magari c'è qualcosa, boh. Il prismarino, sì! Ho bisogno dei frammenti anche di prismarino. Magari libriamoci di queste cose che non userò mai in vita mia. Vai via tu, ho bisogno di questo. Torniamo su. Ok, anche il prismarino è stato preso. Ragazzi, eccoli qua, tutti i nostri bei corallini. Ci siamo! Dunque, è tempo di prendere tutti... No, ma questi mi servivano, vabbè. Ne prenderò altre. Col piccone d'oro andiamo. Questo, questo, questo. Rompiamo tutto ciò che riguarda la natura qua. Ok, spero di riuscire a prendere di tutti. I più importanti, almeno. Ok, devo tornare su, devo tornare su. Buttiamo dentro tutti sti coralli che ho trovato. Andiamo a prenderne anche degli altri. Ci servono i cetrioli di mare. Questi, questi, prendi tutto, tutto, tutto. Qua addirittura c'è una nave che andiamo subito a esplorare qua dentro. Oh, allora, in realtà nulla di che. Però ormai li lascio lì perché non ha senso che mi riempa l'inventario di tutte queste cose. Qua invece c'è qualcosa che vale il mio tempo. Mappa del tesoro, libro, libro. Dai, prendiamo un'altra mappa del tesoro. Cosa posso lasciare? Lascia i bastoncini, vai. Ok ragazzi, direi che tutti i coralli li abbiamo, anche i cetrioli di mare. Questo, questi sono nuovi, anche queste nuove, i pesci. Cos'altro può mancare? Sto ancora pensando, là c'è un portale. Innanzitutto andiamo a vedere se c'è qualcosa che vale la pena un po' di spulciare. Giù, giù, giù. Tocco di velluto, mela d'oro, vabbè, prendiamo. Protezione esplosioni, spine, ok, bene. Non c'è più nulla che valga il mio tempo qua. Allora dovrei controllare un attimino. Torniamo al villaggio a sto punto. Dovrei controllare un attimino la mia lista. Allora, di interessante mi manca il Nautilus che si trova nelle mani degli affogati, degli affoganti, affogosi, non mi ricordo. Poi mi manca carapace di tartaruga che non so né dove sia né esattamente cosa serva. Qua sotto intanto ho il tesoro. Qua. Ok. Stavo dicendo, per trovare il cuore del mare, a quanto pare devo cercarlo in una cesta che mi dicono che sia nascosta qua sotto. Ok, eccola qua. Interessante. Cuore del mare, che fortuna. La TNT, prismarino. Interessante, interessante, tanta roba. Questi ormai direi che li lascerei qua. Il merluzzo magari me lo porto dietro che mi può servire. Questi li ributto qua. I bicchieri li svuoto così me li posso portare dietro. Basta, uno e due. Via. Bene, ora che abbiamo trovato anche il cuore del mare, altro oggetto super raro, ci manca il Nautilus. Diamanti, un altro cuore del mare, bella sta cesta. Prendo dell'altro merluzzo cotto. E si è già fatta notte e noi dovremmo andare a dormire. Siamo tornati praticamente al villaggio in cui eravamo all'inizio. Bene ragazzi, comunque direi che oggi abbiamo trovato anche abbastanza cose. E direi che dopo questa dormita possiamo anche tornarcene verso casa. Permesso, voglio venire a dormire, ho qua nel suo letto, signore, si alzi, grazie. Come dico sempre, nessun posto è come casa. Finalmente siamo tornati nelle nostre bellissime paludi, che non sono paludi, però ok. Iniziamo dall'angolo natura. Boh, direi che li posso piazzare tutti qua in alto. Dunque dovrò fare un po' di giri avanti e indietro per andare a prendere le cose nella barca. Però intanto ho preso qualcosina. Allora, possiamo metterli. Li mettiamo tutti qua in fila, direi, a sto punto. Facciamo il giallo. Ah, appoggiati. Giallo. Col giallo, questa uguale, fucsia, grande fucsia piccolo e questo altro rosa fucsia comunque. No!
Poi abbiamo i cetrioli di mare, dove li possiamo mettere. Poi volendo li posso anche cacciare. Qua ci deve essere uno spazio per la mangrovia. Dai, li caccio qua. Ok. Poi abbiamo due cuori del mare, molto rari. Li possiamo mettere. Questo è l'angolo cianfrusaglie, casini e roba varia. Quindi direi piazziamo tutto qua. Abbiamo preso i cristalli di prismarino, che li cacciamo qua. Le uova di tartaruga vorrei metterlo nell'angolo animali. Quindi lo possiamo mettere qua in alto. Ecco, ti pareva io che... Ah, mannaggia me. Ok. E rimanente lo mettiamo qua dentro. Abbiamo trovato della TNT e due secchi con i pesci, quindi uno ce lo mettiamo qua e l'altro qua. Il merluzzo cotto lo mettiamo dentro al merluzzo cotto. Le mele oro le rimettiamo qua dentro. E basta, direi, abbiamo riordinato tutto. Vabbè, senti, starà qua così, non so cosa dirvi. È molto bello. E direi basta. La TNT la cacciamo qua dentro. Ragazzi, vedete che piano piano ce la stiamo facendo. Sembrava una missione così impossibile, ma ce la stiamo facendo. Quindi ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Gli oggetti che riguardano il mare, ci manca il Nautilus e il tridente, ma fatemi sapere qua sotto nei commenti se sto tralasciando qualcosa che riguarda il mare. E poi fatemi anche sapere cos'altro possiamo andare a cercare. Da Carly e da Cimmia è tutto, e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!